Una cosa oscura, anche un po' sporca, questi conventi
tortucole. Insomma, era una cosa che da ragazza mi sembrava assolutamente terribile. Per fortuna, quando poi mi sono laureata, la mia cultura è un po' evoluta e ho capito che era ben altro. No, io voglio dire, porto intanto il saluto del ministro, che è molto dispiaciuto di non essere qui oggi, ma ha voluto che il ministero fosse vicino all'amministrazione comunale e agli organizzatori di questo festival, proprio per sottolinearne l'alto valore culturale, non solo per quello che è il livello dei relatori e anche degli argomenti scelti, ma proprio perché questo festival vuole accendere i riflettori su un lunghissimo periodo che non è assolutamente abbastanza conosciuto. Vuole farlo in modo alto, vuole farlo in modo qualitativo. Quindi, come dice il sindaco, non solo Gubbio è la più bella città medievale d'Italia, ma è anche quella che diventerà, come dire, il cuore di una riflessione culturale attorno non solo alle proprie radici, ma al Medioevo in generale. Questa è un'operazione culturale importantissima. Ma cos'è il Medioevo? Io concordo, mi dispiace solo non essere stato io a scriverlo, concordo esattamente con quella pagina di Umberto Eco, in maniera più sbiadita, meno intelligente, meno vivace, l'avrei potuta scrivere io, non l'avrebbero potuta scrivere altri. Nel Medioevo magari era bruciato, ricostruito, restaurato come qui, restaurato peggio che qui, ci si continua a vivere. Quella polemica da cui uscirono 30 anni fa gli studi che poi sono stati pubblicati da quelle medievali sulla questione del Medioevo, della moda del Medioevo, dell'essenza del Medioevo, della qualità del Medioevo, del significato del Medioevo, che veniva da una polemica immediata, politica, anche politica. Se leggete, se vi prendete in mano, lo dico perché è una delle mie delle poche medagliette che posso attaccare sul tavolo, se vi leggete il numero speciale della bellissima rivista, quella degli storici, due domani parte, Carlo Ginzburg del 1984, è tutto un fascicolo intero che nel momento del mio momento di gloria che mi fu dedicato per mettere a letto il mio amico che aveva scritto sull'origine della linea medievale, in cui si diceva che avevano fatto una perfida operazione ideologica. Mettevano in una discussione la sostanza scientifica, forse c'era, forse non c'era, qualcuno sosteneva qualcosa c'era anche di quello, ma non era importante, si stava discutendo quindi sul Medioevo e sull'uso del Medioevo, sui riflessi del Medioevo nella nostra società contemporanea. Un re che però ha sofferto tantissimo per poter conquistare il regno, mi viene ricordato in questi 30 anni, un periodo di difficoltà che lui ha avuto da prima dell'impero d'Oriente per poter diventare il dominatore, il capo dei Ostrogoti, e poi la lunga campagna che dal 489 al 493 lo porrà in Italia a Odoacre. Rimane di lui una battaglia celeberrima che è la battaglia di Verona, in cui l'esercito di Odoacre commise un errore fatale, si pose con le spalle larghe. E a quel punto, quando Teoderico e Goti assalgono, le truppe di Odoacre si trovano in fiume Tiber e ovviamente vengono sconfitte. Questo permise al nostro Teoderico di essere ricordato come Teoderico da Verona in tutte le produzioni cavalleresche del Basso Medioevo, come per esempio, che ho portato soltanto una per far vedere, questo Sigenot, un testo in tedesco medievale, siamo intorno al 1300, in cui il nostro Teoderico viene fatto combattere quei mostri, va sempre da Verona a conquistare i mostri. Quindi per spiegarvi come Teoderico ha un'immagine sempre positiva nell'ambito germanico, è il re eroe, è il re di cui si narrano le gesta. Vedete perché, diciamo, quando siete da voi, che in questo fatto non per me, io ho capito un sì, un mondo, e che si vuole? Un numero sostenuto chi si vede, un sostenuto avec l'argent, avec les changeurs qui étaient sur son compte, avec les artisans, avec bien sûr le monde des prostituées, et puis avec toute cette nouvelle population d'étudiants, le monde des écoles, du quartier latin naissant. Et de là, sur les bancs de Biennale, la ville
la société n'ont pas cessé d'évoluer, de vivre, d'avoir ce rapport avec l'histoire qui est fondamental. Buonasera, grazie di essere qui, sono molto contento, grato per i vostri avanti, a tutti i promotori del festival, tanto per aver organizzato questa manifestazione che è il primo anno, quindi faccio molti auguri e sono sicuro e convinto che se si parte così si parte in maniera giusta e un luogo così evocativo e che echeggia e fede come Gubbio continuerà. Noi editori, almeno io penso che sia sbagliata la contrapposizione che spesso si fa tra le istituzioni e i movimenti culturali, come se proteggere, difendere, credere nelle biblioteche volesse dire in qualche modo non credere che siano importanti anche manifestazioni del genere. Io per questo filmato che ho proposto a Fioravanti far vedere, oltre che dire delle cose molto interessanti, per esempio parte con la guerra in Iraq, che racconta come l'idea di guerra giusta nasce lì, quindi parte dall'attualità, questa è una cosa che l'Ecop ha fatto nel 91, questo filmato è stato fatto nel 91, parte dall'attualità per dire non si capisce l'oggi se non si va indietro. E vorrei chiudere leggendomi una pagina di quest'ultimo, in realtà è una cosa del 2004, ma questo libro che esce la prossima settimana, che abbiamo preso da Edizioni du Seuil, che è un dialogo sulla storia che aveva fatto la radio con Bernard e che uscirà appunto la prossima settimana, ma ne abbiamo portato un po' di copie qui per l'occasione, che diciamo tra le tante cose che dice e che riprende ovviamente dalle sue ricerche, quindi agli storici non sono nuove, ma il modo in cui le dice, a un certo punto dice sugli intellettuali, dice quello degli intellettuali fu la ricerca, il frutto della mia riflessione, pensare di applicare quel termine al Medioevo, operando un anacronismo, che è considerato di solito un peccato mortale per lo storico, mortale. E invece io ritengo che certi anacronismi siano creativi, dunque illuminanti. Sono stati gli intellettuali di oggi a farmi pensare agli intellettuali del passato e mi resi conto che esistevano uomini nel XII e XIII secolo che avevano uno statuto e una funzione paragonabili a quelli tipici di quanti di noi oggi chiamano intellettuali. Ma per fortuna tanti suoi libri consentono a tutti noi di continuare a vivere nel suo, nella sua opera e di apprezzarlo appunto come un faro che illumina, che ha illuminato e che continua a illuminare, credo, la nostra intelligenza del presente come del passato. Brevemente, quello che ho fatto nell'ambito della mia tesi di dottorato che ho discusso da poco presso l'Università di Pisa è stato fare un'analisi il più possibile e completa della documentazione trecentesca conservata presso la sezione di archivi di Stato di Gubbio e tentare di vedere un po' se si poteva approfondire la storia della città per tutto il Trecento, quindi provando a evitare di considerare il secolo che viene spesso fatto o come quello che ospita gli ultimi effetti della storia comunale, oppure le premesse delle signorie del Rinascimento, quindi provare a vedere un po' se il Trecento poteva essere impiegato in maniera globale dal punto di vista soprattutto della società e delle istituzioni, ma anche ovviamente imprescindibile se si vuole dire le due società e istituzioni e anche l'urbanistica della demografia. Quindi ho provato a costruire una monografia cittadina secondo quello che il Fulci mi consentiva. Poi vedremo se sarai ai lettori di se ci sono riuscito o no, insomma. Il solo fatto di usare la parola democrazia a proposito del Medioevo è considerato come un anacronismo. E giustamente Giuseppe Altezza a ricordare questa osservazione di Le Goff, che io ovviamente pienamente, che certo bisogna sempre cercare di contestualizzare, di non attribuire al periodo qualcosa che è totalmente incompatibile con questo periodo. Però talvolta l'anarchismo, lontano da essere un peccato mortale, è al contrario
un metodo euristicamente positivo. Io ripeto fortemente, quando si tratta della parola, della nozione di democrazia, applicata però in un contesto ben preciso, non parliamo del Medioevo in generale, parliamo delle città comunali italiane che hanno fatto nel giro di circa tre secoli, dal XV al XIV secolo, un'esperienza politica del tutto particolare. I lustri umbini si sviluppano molto tempo dopo della scoperta di questa tecnica che è veicolata dall'Islam e arriva in Italia soprattutto dalla Spagna, no? Maiolica allora significava maiolica a lustro, ceramica a lustro, erano gli oggetti che venivano importati dal porto di Maiorca, è per questo che si chiama così, no? E quindi c'era un grosso commercio di prodotti ispano-moreschi anche nella nostra zona. Sono documentati tutti gli stili, lo stile di Malaga, più antico con molto blé, oppure le serie cosiddette dell'espuela, dello sperone, proprio perché c'era un elemento decorativo che sembrava per l'appunto uno sperone, o la serie della Brionia, che è quella che vi mostro, è della metà del 400 circa, produzione a Manise soprattutto, che si rinviene in alcuni reperti del posto, ma anche in bellissimi esemplari come questo splendido piatto che si trova nel museo di Cluny in Francia, con il trigramma bernardiniano al centro, tutto attorno una fitta decorazione a fiori di Brionia. Tutti si sentivano veneziani, gli schiavoni, che erano gli abitanti, non come ho letto in qualche giornale, i veneziani avevano gli schiavi, magari avevano anche quelli, ma gli schiavoni erano una popolazione e sono quelli che fino all'ultimo si sono battuti per l'indipendenza di Venezia gridando viva San Marco. Ecco, il gusto a Venezia si dirama in mille direzioni. Il gusto del potere, si può parlare di un gusto del potere, il gusto del commercio, il gusto della vita, il gusto della bellezza, naturalmente. E in rapida sintesi noi attraverseremo tutti questi spazi, che sono anche spazi mentali, spazi della memoria, spazi gelosi e segreti, proprio perché hanno per confine l'infinito. Buonasera a tutti, benvenuti. Allora, che ci faccio io qui? Questo è il primo punto, nel senso che io sono un normalissimo giornalista a cui qualcuno ha chiesto se volevo fare un programma di storia che consisteva nel fare delle domande a questi pezzi grossi della storiografia italiana, no? Insomma, pezzi grossi nel senso che, dai, è inutile, cioè, stiamo parlando di alcuni, due fra i più grandi storici italiani, fra l'altro, insomma, basta dare una libreria per capire chi c'è al mio fianco, insomma, evidentemente. Innanzitutto, mi raccomando, canale 54 del Digitale Terrestre, canale 23 di TV-SAT e 805 della piattaforma Sky. Imparati questi tre numeri, poi... Cosa fa la storia rispetto al Medioevo? Se ne occupa con una produzione ogni anno ormai di decine di documentari, di puntate, di speciali del tempo della storia, in cui i nostri professori insieme all'asino curioso Massimo Bernardini cercano di sviscerare dei temi che ci aiutano alla comprensione del presente, perché diciamo questo è il criterio di fondo che c'è dietro la storia, ovvero sia il nostro passato non ci serve semplicemente per una conoscenza mnemonica di quello che è accaduto, ma perché ha la possibilità di farci vedere in luce diversa quello che è il nostro presente. Allora, quello che ha fatto quest'anno Mambassa di Emmy, ne ha vinti credo 24, una cosa simile, è una fiction, una produzione che credo che anche in Italia sia conosciuta, che si chiama Trono di Spade. Allora, Trono di Spade è un po', secondo me, come lettura del Medioevo, assomiglia a quel pregiudizio per cui, cioè come gli intellettuali che voi avete citato prima chiamarono il Medioevo
un'epoca buia, così per l'immaginario di oggi il Medioevo è Trono di Spade, è quella roba lì, nani, violenza, storie, come dire, truculente, anche molto appassionanti, diciamoci la verità, girate molto bene. Ecco, ma voi che raccontate la storia sul serio, quando la vedete rappresentata così, noi abbiamo giocato spesso con certi filmati anglosassoni, non famosi come Trono di Spade, ma di quella fattura lì, con, insomma, insieme li abbiamo anche smontati, no? Ma io mi chiedo, però, voi lo vedete rappresentato così, cioè oggi il Medioevo è Trono di Spade, fra l'altro un Medioevo che non ha più connotati, se ci pensate, non è più un posto, cioè non si sa più cos'è, non ha più neanche, poi è molto politicamente corretto, ripulisce tutto da certe connotazioni religiose molto precise, no? Ecco, vi chiedo, come fa i conti uno storico medievale e uno storico con la forza di quella rappresentazione che oggi è il Medioevo, in televisione e al cinema? Almeno io, vabbè, sì, no, d'accordo. No, a me non, queste cose non mi vanno nemmeno chieste, perché io sono una vittima, io sono una vittima di tutto questo. Sarà quello che ha detto lui poc'anzi, sarà che Trono di Spade è politicamente corretto. Ora, io ho tanti difetti, ma politicamente corretto proprio non lo sono mai stato. E infatti nei lontani anni 70 io andai... chiesi asilo politico in Unione Sovietica per scrivere un libro di estrema destra, molto guerrafondaio, sulle radici della cavalleria medievale. Chiesi asilo in Unione Sovietica, infatti mi hanno fatto anche cittadino onorario di una repubblica caucasica, perché io in quel libro parlo molto di quell'ambiente lì, del centro del Caucaso, eccetera. E feci questo libro e insomma dove presentavo un Medioevo un po' da Trono di Spade, forse non era politically correct, forse c'era un po' più di bibliografia, me ne dissero di tutti i colori, insomma, il complimento più leggero era nazista. E dopodiché, naturalmente, mi fu impedito, so anche chi me lo impedì, di tradurre il libro, fu impedito ai miei editori di tradurre il libro in qualunque idioma, però io ho la gloria di essere stato tradotto in russo, di essere stato pubblicato dalla Biblioteca di Stato, dalla Nauka, allora c'era, e questo libro è uscito con una rutilante dedica all'eroica cavalleria dell'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si dice l'eterogenesi dei fini. Beh, dopodiché io a questo punto mi mangio le mani, insomma, perché ci ho messo 35 anni, quanto, cercando disperatamente di rifarmi una verginità, e sapete, ci sono dei bei libri medievali che raccontano Magistra Trotula, eccetera, come si fa a rifarci la verginità al lume, membrane di suino, ma in generale non funziona quasi nulla. Non mi sono rifatto la verginità, in cambio non ho fatto nemmeno i soldi, e invece quelli lì, che Dio li stramaledica, loro delle Trono di Spade i soldi li hanno fatti, e in più adesso non mi viene anche dire che per fare i soldi con questa roba qui bisogna essere politica di corretto. Dico, ma c'ho 75 anni, mi potevi avvertire prima, insomma, no? Ma sì, il Trono di Spade, che poi notate bene, non c'è scritto da nessuna parte che il Trono di Spade rappresenta un mondo medievale, però tutti noi, quando lo vediamo, automaticamente identifichiamo. Ci sono dei cavalieri, dei guerrieri, delle dame, dei barbari e così via. Poi ogni tanto in qualche episodio invece piombi nell'antichità, ci sono dei posti che sembrano Cartagine, ci sono crocifissioni e così via, ma nel nostro immaginario è abbastanza cupo quel mondo da essere il Medioevo. No, e infatti resiste talmente tanto che diventa un fatto storico e culturale, cioè il fatto che a nessun costo si può eliminare dalla nostra cultura questa idea del Medioevo. Noi ci dobbiamo rassegnare a questo e ci dobbiamo fare i conti. La gente vissuta nel Medioevo non è che fosse più superstiziosa degli antichi greci o degli antichi romani, che erano superstiziosissimi. Non è che le costumanze fossero più crudeli che nel 600, che era un secolo di una crudeltà terrificante. Ecco. E di conseguenza noi
all'inizio della nostra carriera tendiamo a sforzarci di dire: guardate che non è vero niente quello che avete in testa, non esisteva questo, non esisteva quello, dimenticatevelo questo medioevo tenebroso. Arrivati alla nostra età ci siamo accorti che non si può farlo dimenticare, bisogna accettarlo, è una doppia verità. Da un lato c'è la realtà, cioè un lunghissimo periodo interessantissimo in cui sono successe un sacco di cose. Dall'altro c'è un luogo del nostro immaginario, che non è mai esistito nella realtà, ma che nel nostro immaginario è radicatissimo.